Era stata trafugata tra il 1977 e il 1978, dopo quasi 40 anni, torna a casa la testa di Ade, la preziosa scultura del IV secolo a.C. restituita alla Sicilia dal Paul Getty Museum di Malibu. Adesso Ade sarà in mostra al Museo di Aidone in provincia di Enna, vicino alla grande statua della Dea Demetra e agli acroliti di Morgantina. La scelta di riunire i tre pezzi pregiati del museo non serve solo a riportarli al contesto storico e artistico di provenienza, ma rimarca anche un destino comune: la Dea, gli acroliti e la testa di Ade erano stati trafugati a Morgantina, acquistati dai musei americani a partire dal 2009 e restituiti, riportati nel loro sito naturale. Ade è l'ultimo arrivato. La scultura, una testa piena di riccioli rossi e un volto con la barba azzurra increspata, era stata acquisita dal Getty nel 1985. Alla statua mancava un ricciolo. Due studiose siciliane, Lucia Ferruzza e Serena Raffiotta, lo hanno riconosciuto in un pezzo recuperato dai carabinieri nel sito dello scavo. Il santuario di Demetra e di Code, incontrato da San Francesco Visconti a Morcantina. Un archeologo americano poi ha ritrovato i tre ultimi riccioli. Insieme con quello scoperto in precedenza sono stati messi a confronto con la testa. È stato così possibile risalire con assoluta certezza alla provenienza della scultura. Al rientro da Malibu, il reperto è stato sequestrato e ora dissequestrato dalla procura di Enna.